L'assessore all'ambiente della Regione Campania, Giovanni Romano, ha incontrato ieri a Palazzo Santa Lucia i commissari liquidatori dei consorzi dei rifiuti campani, tra questi anche Giovanni Siano, commissario liquidatore del consorzio di Bacino Salerno 3. Gli incontri, ha detto l'assessore Romano, sono conseguenti all'approvazione del decreto legge che ha prorogato l'attuale sistema di gestione fino al 30 giugno prossimo e che ha stabilito il passaggio delle competenze gestionali dell'intero ciclo ai comuni. Nel corso della riunione sono state analizzate le criticità che caratterizzano le gestioni commissariali nei singoli consorzi, tanto da portare a convocare riunioni specifiche piuttosto che un unico incontro complessivo, poiché le situazioni dei singoli consorzi presentano rilevanti differenze. Il nostro obiettivo, ha precisato Romano, è quello di sviluppare un piano di lavoro che consente ai consorzi di continuare ad espletare i propri compiti fino al 30 giugno. Chiederò ai prefetti di aiutare il sistema gestionale sensibilizzando i comuni affinché con le risorse finanziarie da loro dovute si possa garantire il pagamento delle spettanze correnti ai lavoratori e di avviare la procedura per il recupero di quelle arretrate per ripristinare la piena operatività dei consorzi in tutti i territori. Inoltre l'assessore insieme ai commissari ha svolto una prima valutazione delle norme che dovranno essere recepite dall'apposita legge regionale, la cui approvazione è prevista per il 30 marzo, per la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali dei consorzi di bacino nella gestione degli impianti in corso di realizzazione e programmati per il potenziamento delle attività di raccolta. La legge inoltre conterrà le norme di indirizzo per il graduale passaggio delle attività gestionali dalle province ai comuni, come ha definitivamente stabilito la legge.